Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi i video quelli sciocosi che riassumono tutto l'anno precedente per quanto riguarda il make-up, secondo me. Sarà il primo video di due che realizzerò, perché per quanto riguarda le palette farò un video a parte. Mi sa che è meglio. Ma ci tengo a precisare che non sarà un svuota i cassetti di tutto quello che hai provato durante l'anno, ma anzi sarà un super concentrato. Cioè, avete presente in un anno quanti video abbiamo fatto, quanto abbiamo visto, quanto abbiamo provato? Ecco, tutto è qui dentro. Questi sono i miei preferiti. Non perché gli altri non mi piacciono, perché ho fatto proprio una selezione di quelli che per me hanno avuto una marcia in più anche rispetto a tutto quello che mi è piaciuto durante l'anno. Sono tutti prodotti che io ho comunque scoperto, ho utilizzato per la prima volta nel corso del 2023, quindi tanti prodotti che già usavo dagli anni precedenti, che continuo a comprare perché mi piacciono, non li vedrete ovviamente. Insomma, sono le vere scoperte, quelle che mi tengo legate, che mi porterò ancora, insomma, per molto tempo dietro. Cominciamo da dei prodotti occhi, ombretti, principalmente poi vedrete dei glitter che sono prodotti mono e non vedrete nel video su cui mi concentrerò sulle palette. Una cosa che mi è piaciuta moltissimo sono i Dazzle Shadow. Io ne ho uno in polvere compatta, che è questo qui. Di tutti questi prodotti avete visto i video applicazione, perché li ho fatti praticamente di... io credo di tutto quello che adesso andremo a vedere, quindi se cercate sul mio canale il prodotto vi verranno fuori sicuramente i video. Sono degli ombretti sottilissimi, luminosissimi, e questo che ho io è un taupe con tutte queste perlescenze sull'argento che si chiama She Sparkles. Un nome, una garanzia. Ma quelli che mi hanno veramente rapito il cuore, infatti ho preso il primo e appena... ho preso anche altri due, sono quelli liquidi. Questo è il primo che ho preso ed è con una base più rosata. Ve li metto tutti e tre vicini e ve li faccio vedere, così facciamo prima. Poi c'è questo che invece ha una base trasparente e tutti micro glitterini iridescenti, quindi multicolore. E poi c'è il terzo, che è quello che è andato virale ultimamente, ma c'è in gamma da diverso tempo. Io questo ce l'ho da 7-8 mesi, non lo so, da tanto, e l'ho visto girare tantissimo su YouTube, ma sui social tipo TikTok e Reels sta girando adesso. Non è una novità, l'ho trovato in gamma permanente da diverso tempo, quindi... vediamo un po' se riesco a farvi vedere. Questo è quello rosa oro, questo è quello, vedete, base trasparente con tutti gli sbrillini, e questo è quello effetto un po' mermaid, tutto un po' iridescente sull'azzurro e rosa, sbrillini, non so quanto rendano così. Il primo, quello più rosato, si chiama Everyday is Sunshine. Il secondo, quello tutto sbrillini, si chiama Not Afraid to Sparkle. I nomi, ve l'ho detto, sono garanzie. E questo qua iridescente, effetto sirenetta, è il Diamond Crumbles. Scusate se ogni tanto la voce mentre parlo improvvisamente scende, ma sono ancora in questa situazione. Ultimo prodotto per occhi in questo video, vi ricordo che ci sarà il video con tutte le palette, è di Overskin ed è il Light Vertigo. Il colore che ho è il Madreperla, anche questo l'abbiamo utilizzato insieme, è bellissimo. Effetto super 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 bello, anche la texture particolare, voi vedete delle chiazze di luce pazzesche. Questo è quello di Overskin, vi assicuro che sono quei prodotti che in un look fanno tutto. Andiamo avanti con i fondotinta. I fondotinta che ho selezionato tra tutti quelli che ho provato nel corso dell'anno del 2023 sono due. E se mi seguite lo sapete, alcuni di cui mi sentite parlare in continuazione in realtà li uso ancora dall'anno prima, quindi dal 2022, per questo non li vedete qua, ma le due scoperte per me sono state loro. Di questo vi ho parlato da poco su Instagram, perché anche questo è diventato virale ultimamente, ma su YouTube, tutte noi che ci occupiamo di beauty a livello mondiale, non solo italiano, ne parliamo da mesi, ma 7, 8, 9 mesi, ed è di Laura Mercier. Questo è il Real Flawless. Tra l'altro, in questi giorni il prodotto nuovo è il correttore, non il fondotinta, che appunto esiste dal di che fu. È
un fondotinta a effetto levigante. Vi parlo ovviamente per la mia pelle, per chi non mi conoscesse ho una pelle da normale a secca, quindi prediligo poi una texture sottile dei prodotti appunto a livello di fondotinta. Non mi piace coprire troppo la pelle, non mi piacciono prodotti troppo pesanti, non ne sento l'esigenza, non mi servono, non mi piacciono molto in generale. Questo rimane molto sottile ma dà un effetto ultra levigato alla pelle e inoltre uniforma molto bene. Io non ho grosse imperfezioni ma ho rossori sulla pelle e mi basta pochissimo prodotto come piace a me e mi fa l'effetto che ricerco. Questo nasce proprio per essere un prodotto sottile e un prodotto con un effetto molto naturale sulla pelle. Ha una lunga durata, è anche waterproof, l'ho usato con tutte le temperature, l'ho usato con il calduccio, con il caldo torrido, con il freddo, funziona sempre bene. Come vi dico sempre, non si può pretendere che un prodotto da solo lo mettete sulla faccia e via. Dipende dalle vostre esigenze di pelle e come la preparate al make-up, altrimenti anche il migliore dei fondotinta, quello più adatto a voi, non potrà mai avere una buona riuscita. Il mio più grande amore è lui, House Labs. Purtroppo non si trova ancora qui in Italia e nemmeno in Europa, quindi si può acquistare solo dal sito di Lady Gaga, questo è il brand di Lady Gaga, e non c'è dogana, però dovete rimanere al di sotto dei 150 euro di spesa. Mi sembra che House Labs sia uno di quei siti che comunque non vi fa fare un ordine maggiore di quell'importo se lo fate dall'Europa, se non mi sbaglio. Date un'occhiata. E io ho fatto due ordini da questo sito, mi sono sempre trovata benissimo, anche i tempi di spedizione abbastanza rapidi, contando che vi deve arrivare dall'altra parte del mondo. Queste sono tutte le informazioni che insomma so darvi, la mia esperienza è questa, mi sono trovata molto bene. Il fondotinta è un fondotinta molto adatto, è quello che porto oggi, alla mia tipologia di pelle. È adatta anche per una pelle sensibile e con rossori come la mia, perché contiene arnica fermentata. Entrambi questi prodotti hanno una base di skincare che va ad agire, insomma, ovviamente sulla vostra pelle, che promette anche nel tempo, con l'uso costante, di andare a migliorare alcuni aspetti. Non so dirvi se questo sia vero, vi posso dire che questo funziona benissimo sulla mia pelle. Anche qui non ne devo usare un chilo, anche qui l'effetto è molto naturale, anche qui va a camuffare i rossori che ho sul viso senza dover fare chissà cosa. Ha ricevuto tanti consensi e anche premi questo fondotinta e devo dire che se lo merita. È anche di una certa sostanza, diciamo che non è proprio quello più facile da portarsi in viaggio, perché solo questo vi pesa 2 kg. Passiamo ai correttori e ne ho selezionati 3, ma non avete idea di quanti ne abbia provati questa stanno, cioè una roba spropositata, e ce ne sono diversi che mi sono piaciuti, non sono gli unici, ma questi sono quelli che per mia esperienza su di me, per quello che piace a me, hanno una marcia in più. Qui c'ho il microfono, non so cosa sentite. Allora, il primo, Natasha Denona. Questo in generale è abbastanza piaciuto, forse non a tutti, anche qui sui correttori, ovviamente come sempre molto dipende dal vostro tipo di contorno occhi, dal vostro tipo di problematica, dall'azzeccare il colore, che non è una cosa facile, e in più sempre dalla preparazione della pelle. Io mi trovo molto bene con questo correttore, è sottile, ne basta poco, va subito a camuffare. Ho trovato il mio colore, ma quello è inutile, nel senso che ovviamente il mio colore non può essere quello di tutti voi. C'è una gamma colori non indifferente e anche una bella diversificazione dei sottotoni, anche uniti, perché mi sembra che questo qua, che io adesso non mi ricordo di preciso, non lo riesco a leggere, info box vi scrivo tutto, è doppio, tipo che peach, neutro peach, neutro giallino, non mi ricordo, e effettivamente è quello perfetto per me, non troppo chiaro, non troppo scuro, che illumina bene e fa il suo lavoro, ha anche una buona durata. Questi non vanno particolarmente nelle pieghette, ve lo ripeto in continuazione perché troppo spesso questo non va nelle pieghe, tutti vanno nelle pieghe, guardatevi con uno specchio davanti, vedete che tutti vanno un po' nelle pieghe. Come vi dico sempre, alcuni lo fanno in maniera discreta, quindi non andando a segnarvi, a sedimentare, a fare dei rigoni di prodotto, no? Nelle rughette, anche quelle più sottili, ma si comportano bene.
questo si comporta bene. Stessa cosa per quello di Lady Gaga. La base viso fatta con i prodotti di Lady Gaga per me è proprio voto 10. E questo anche contiene arnica fermentata e ha un po' le stesse caratteristiche del fondotinta. Colore azzeccato, ma qui sono stata pure avvantaggiata perché già conoscevo il mio colore del fondotinta, quindi sapete ci sono quelle tabelle, no, che vi fanno individuare un po' un range di colori che può essere il vostro. Quello che non mi piace è questo fatto dello scovolino che si incastra proprio e dovete stare attenti perché rischiate di schizzare, ora non è il caso col maglioncino bianco, magari il fondotinta è proprio duro. E anche altre ragazze che mi seguono che l'hanno preso mi hanno detto che anche loro ha questa cosa qua, cioè se incastra, perché non fare una cosa un po' più fluida? Non si sa, questa è l'unica cosa, però del pack il prodotto mi piace tantissimo. Ultimo che vi mostro è di Kylie e l'ho preso da poco, ma l'ho usato sempre durante il mese di dicembre. Non mi sono mai truccata, ma il correttore lo mettevo perché ho una faccia devastata da tutti i virus, influenze, chi più ne ha più ne metta, e quindi mettevo il correttore e quindi l'ho testato molto bene e devo dire che è davvero un ottimo correttore, un'ottima formulazione. Anche qui sono riuscita a scegliere il colore abbastanza facilmente dalle descrizioni, da qualche foto. È proprio preciso preciso lo stesso colore di quello di House Labs. Io li prendo sempre con un sottotono un po' giallino, io sono neutra giallina, e mi trovo davvero bene, sottile, leviga bene, lascia il contorno occhi luminoso ma non appesantito, lo metto anche senza cipria, senza nulla, tiene molto bene, non si sposta più di tanto, non mi fa acquisire 10 anni di vita nel corso delle ore. Sono davvero tre ottimi correttori, su di me funzionano molto bene. Di mascara ne ho due. Uno è il Telescopic Lift di L'Oreal, di cui ho fatto il video applicazione proprio solo lui, e mi fa delle ciglia pazzesche. Se mi ricordo vi lascio i video, ma poi diventa una cosa lunghissima, quindi comunque trovate tutto sul canale. Mi fa delle ciglia pazzesche, me le allunga, mi rimangono anche nelle ore, io ce le ho lunghe ma sottili e biondine, me le fa belle nere, me le allunga, le volumizza anche un po', ma principalmente proprio me le allunga tanto e restano in piega tutto il giorno. L'altro che è stata la super scoperta di quest'anno, lo vedete dal giallo, è il Banana Eyes di Neve Cosmetics, quello che ho messo oggi, mi piace tanto 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 tanto. Questo l'ho usato veramente tanto, l'ho messo oggi ma ormai è agli sgoccioli e lo devo sostituire. Mi piace l'effetto, non mi dà nessun fastidio, a me alcuni mascara fanno lacrimare gli occhi sensibili, con questi nessuno dei due mi è successo. E anche qui bello nero, anche qui un'applicazione veloce, non sono una di quelle a cui piace stare tre ore a mettere il mascara, prima passata, poi asciuga, seconda passata, tre ore, no, io mi rompo, quindi deve essere anche un effetto abbastanza veloce. Come vi dico sempre, ovviamente dipende dalla base di partenza delle vostre ciglia, ognuno ce le ha diverse, ognuno ha esigenze diverse, non possono essere quelli ideali per tutti, ma io tra tutti quelli che ho provato, e non sono pochi, anche se quello di Yves Saint Laurent mi piace tantissimo, ma lo uso ancora dal 2022, altri che ce l'ho, ne ho ripresi altri ovviamente, non è che uso gli stessi da due anni, però non ve li faccio vedere perché appunto non sono novità dell'anno appena finito. Passiamo ai bronzer, uno super economico, uno super costoso. Quello che ho messo oggi è lui perché non lo usavo da un po' e ci avevo voglia, è di Westman Atelier ed è il Biscuit. Tra l'altro, visto che adesso hanno fatto le mini size che costano ovviamente un po' meno, e quindi se lo volete provare non dovete per forza comprare questo che è oggettivamente piuttosto costoso. Ragazzi, non c'è niente da fare, è quel costoso che però vale la pena, che fa la differenza sia a livello di colore. È perfetto per ombreggiare senza far pasticci, è il colore giusto, né troppo caldo né troppo freddo. Io lo adoro, ci metto un secondo a mettere questo bronzer in stick e il colore più bello è, tra tutti quelli che ho, è lui. L'altro di cui vi ho parlato diverse volte, sempre molto bene, questo prodotto doppio di NYX, che da una parte ha l'illuminante, a me piace anche l'illuminante, non messo direttamente sul viso ma lo prelevo col dito e lo vado a tamponare, dall'altro ha per l'appunto il bronzer.
e me li metto vicini, vi faccio vedere i colori. Questo qui è un po' più freddo di quello di Westman Atelier del Biscuit. Questo più freddo è il NYX, questo leggermente più caldo è il Biscuit. Questo per me, vi ripeto, è il colore perfetto, ma anche questo è molto bello. Questi hanno davvero tutte e due nel loro una gran formulazione. Facili da applicare, da sfumare, bella resa, quindi economico, costoso, valgono la pena. Per quanto riguarda i prodotti viso in polvere e principalmente le terre, vi faccio vedere quelle di Melissa Tani. Questa è la Choose Me che ho creato io, ci sono le cialde, potete prendere quelle che volete. E io ho preso la Gold e la, non mi ricordo, quella più fredda, leggete sempre l'info box che ora non ricordo i nomi, la Pomi mi sembra, Pomi che è quella fredda, forse Gold che è quella medio calda, e questo è un blush. Queste polveri sono bellissime e molto spesso con Pomi o con Gold vado a fare quella cosa che vi ho detto di andare a correggere se metto un bronzer in crema, sia per andare a fissare la base cremosa sia per andare a correggere un po' il colore a seconda di quello che prediligo. Sono belle, sono versatili, sono facilissime da sfumare, sono belle anche da sole, le metto anche da sole direttamente sul viso. Molto carino anche il blush, mi sono piaciute molto queste polveri, e quindi queste sono quelle che vi faccio vedere. Un altro dei prodotti più usati in assoluto sono stati i blush, ne ho tantissimi da farvi vedere e che meritano tanto. Cominciamo da questo tesorino qua che è di Iconic London ed è questo blush. Questa è una linea che ha tirato fuori proprio quest'anno Iconic London, tutta riflessata luminosa. Io ho questo colore ma ce ne sono, mi sembra, altri 3 o 4. Bellissimi, belli 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 belli, hanno un effetto sul viso, questo soprattutto devo dire periodo estivo è molto bello, molto molto molto. La polvere è sottilissima, dà un bellissimo effetto sul viso una volta che l'andate a sfumare, meritano veramente. Altro prodotto che ho inseguito, questo in realtà l'ho comprato ai saldi e agli sconti del Black Friday del 2022, ma non ve l'ho inserito l'anno scorso perché l'avevo appena preso, ho usato 2 volte, l'ho usato ovviamente nel corso di quest'anno ed è fantastico. Questo è uno dei più venduti, che è il She's Blushing. I miei blush sono sempre abbastanza naturali, proprio per il fatto che mi è rosso sul viso, quindi tendo a prendere colori che riesco ad usare facilmente. Vi volevo far vedere anche questo, almeno la parte questa, vedete? E qui abbiamo la parte in crema e la parte in polvere. Questa è la parte in polvere, questo sopra. E per quanto riguarda Patrick Ta, è uno di quelli che dice di utilizzare prima la parte in polvere e sopra la parte in crema. L'ho provato, funziona, funziona anche bene, delle volte però io faccio sempre al contrario. Ci sono altri colori meravigliosi, anche molto intensi, se usate blush molto intensi, e arriviamo qui ancora House Labs. Questo è un altro dei prodotti che mi ha rapito il cuore ed è appunto il blush. Non vi faccio vedere la terra perché è bella, non è un brutto prodotto, ma sinceramente non è che la trovi così diversa da altre che ho. Il blush, cioè perché allora il blush? Perché già solo se voi poteste vedere la cialda dal vivo, è un velluto, ed è un velluto anche sul viso, è quello che ho oggi. Un velluto anche sul viso, lascia proprio un effetto levigato sulla pelle, non segna niente, non enfatizza niente, dà solo quel tocco di colore giusto, non lo so, è bello. Non so se tutti siano così, perché io ho solo questo, ma è bellissimo, adoro. Adesso ve lo faccio vedere qua, ovviamente rispetto agli altri, questo è quello più rosato, sempre nomi, cose, città, tutto quanto, info box. Ecco, è questo più rosa. Ultima parte del video, rossetti. Anche qui ne ho diversi. E ve ne faccio vedere ben tre rossetti matte che mi piacciono molto, perché io ultimamente sono poco per i rossetti matte, cioè già da un po' veramente. Mi danno fastidio perché poi mi tirano, alcuni enfatizzano le linee verticali sulle labbra, non sul contorno, proprio sulle labbra. Non li tollero molto nel corso della giornata.
questi mi piacciono molto. Il primo, ve ne ho parlato tante volte, sono il Locket Kiss Ink di MAC. Questo colore, perché so che non tutti funzionano alla stessa maniera, ma questo funziona bene. A parte che il colore è bellissimo, si chiama Mischief, ed è un nude rosato. Io questi li metto proprio, io non metto matita, non metto niente, sono quelli che ta ta ta, li metto e li stanno, li restano, non me li swatcho sulla mano perché poi non so come toglierli. Quindi questo qui, anche questo l'abbiamo visto insieme, l'ho messo, l'ho rimesso, me l'avete chiesto tantissime volte anche su Instagram, è fantastico. Ripeto questo colore perché so che alcuni non funzionano alla stessa maniera, ma alla stessa stregua ci sono loro che sono i liquid lipstick della L'Oreal, gli ultimi usciti. Io li ho in due colori, uno è il, allontaniamo perché se no non leggo, il 105, quello proprio super nude che metto tantissimo, e l'altro è sempre un nude però un pochino più di carattere, che è il 120. E hanno un applicatore super preciso, una durata pazzesca. Io li strucco puntualmente con un bifasico perché sennò non se ne vanno, pranzo, cena, stanno sempre lì. Quello che uso di più è questo nude, ma anche questo è molto bello. Veniamo ai rossetti, quelli cremosi, che sono quelli che utilizzo di più, e uno è anche quello che indosso oggi. Mi sono dimenticata 3 blush che sono la vita. No. Rossetti continuiamo dopo, tanto faccio presto. Ve ne ho parlato tantissimo, sono meravigliosi. Sono i nuovi blush di NARS, questi con questa texture un po' gelosa, fresca, bellissimi colori. Uno di quelli di cui vi è piaciuta di più l'applicazione è quello lilla, che si chiama Wonderlust, che è lui. Che lo vedete così, oh mio Dio, è bellissimo sul viso. Quello che uso di più, questo ve li metto qua perché no, li dovete, ovviamente non sono sfumati, hanno una texture che è qualcosa di, è un paradiso. Quello che uso di più io è il Dolce Vita, che è un nude bello, non metto bronzer, non metto niente, metto solo lui. Vedete che questo colore un po' terracotta, ma vi assicuro che è sfumato, no, io li adoro. E l'altro, che pure è molto bello, si chiama Behave, è un altro nude ma in questo caso un pochino più rosato, ed è questo qua. Dovete provarli, fidatevi di Simona, dovete provarli. La texture di questi blush è pazzesca, la resa è bellissima, mai provato niente del genere. Mi stavo dimenticando di loro, ma come ho fatto? Torniamo ai rossetti, e perché ritorniamo a NARS. Con i blush è uscita anche questa linea dei rossetti stilo glossosi, uno per l'altro, sono bellissimi, quindi sono... I nomi vi lascio tutto in descrizione, quello più nude marroncino, sono belli, ovviamente non sono a lunghissima tenuta, io in genere qui faccio il contorno con la matita, riempo anche un po' verso il centro delle labbra e poi metto questo qua, un colore bellissimo, aspettate, ora ve li faccio vedere tutti, Eccoli qua, questo colore qui è pazzesco sulle labbra, questo al centro, sono tutti belli ma questo è pazzesco. Altra uscita di cui mi sono innamorata quest'anno sono i rossetti glossosi di NARS, ne ho comprati prima 2, ho comprato Dea e ho comprato Ardor, meraviglioso, ve li metto qui. E li ho usati tanto, me ne sono follemente innamorata, e alla fine ho comprato anche l'altro nude, quello un pochino più rosato, che è Lutz. Questo è Ardor, questo è Dea e questo è Lutz. Finiamo questa cavalcata con il rossetto che indosso, l'ho tenuto per ultimo, sono i rossetti glossosi di Make Up by Mario, che un po' hanno buttato nel panico le persone perché sono quei prodotti che sentite... Ecco, dovete fare attenzione a farne uscire poco perché sono proprio glossosissimi, altrimenti vi si spafangherà tutto lo stick, e inoltre non torna indietro,
quindi far uscire poco prodotto. È una roba meravigliosa, sono bellissimi. Probabilmente, chi lo sa, prenderò altri colori. Questo è il color malva, se non mi sbaglio, sì, è il mauve, mauve glow. Sempre info box, tutto per la precisione. Mi ci trovo benissimo, sì, mi piace moltissimo, sia una bella resa sulle mie labbra, sia contorno ho una delle matite di Nabla, la numero DOS, la 2. Non ho messo matite labbra perché io continuo ad usare quelle di Nabla, quelle di Neve, qualcosa qua, qualcosa là, cose che già usavo anche prima, qualcosa di Natasha Denona, quindi niente di particolare, ma questo è tutto, ce l'abbiamo fatta, non so da quanto tempo sto parlando, e fatemi sapere qui sotto se tra questi c'è anche qualche vostro preferito dell'anno, o fatemi sapere il vostro prodotto scoperta dell'anno. L'emoji del giorno, ovviamente una coppa, una medaglia, perché qua stiamo parlando, ovviamente, per quanto mi riguarda, del top dei top. Vi mando un bacio grande, come sempre state bene e ci vediamo alla prossima. Le palette in un altro video. Ciao!